Bello a tutti ragazzi, sono Sopogamer, oggi siamo tornati con God of War e siamo nello stesso punto identico dove ci siamo fermati lo scorso episodio davanti al faccione del primo drago che abbiamo incontrato, è unico spero, ma immagino proprio che non sarà così. Buongiorno, io andrei in questa grotta che abbiamo aperto con le nuove frecce che sono quelle esplosive. Adesso vedete che premendo la freccia su posso cambiare il... La cosa con cui è impregnata la freccia, la cosa, intendo la magia con cui è impregnata l'arco di Atreus. Ora ho combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina, non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so, è solo che essere forte mi fa sentire bene, capisci? Sì, lo so. E come vedete con il nostro nuovo potere possiamo fare questo, far esplodere la resina dell'albero della vita, dell'Yggdrasil, e trovare cosine belle e bellissime. Cos'è che abbiamo trovato? Vendetta di Tyr. Attacco runico leggero. Sinceramente non mi interessa perché mi piace quello che ho, ma proveremo anche quello ovviamente. Ho visto una lucina, ma credo fosse un piccolo bug di lui. Cos'è stato? Di luce, ho sentito un rumore stranissimo. Comunque direi che possiamo. E ho sbagliato tasto, come al solito. Possiamo salire di qua per proseguire. E noi dobbiamo arrivare sulla vetta di questa dannatissima montagna, che è da un po' di tempo che stiamo cercando di farlo, anche perché è il nostro obiettivo del gioco. Quindi direi andiamo. Cosa c'è? Ancora no. È figo. E la miseria, come che cattiveria che hai. Vediamo se sei ancora cattivo così. Oh. Intanto prendiamo la cazzo. Ma che bello. Ma che bello. Vediamo lui cosa. Prendilo però, Atreus. Ma porco cane. Porco cane, Atreus, prendilo. Ah. Mi piacciono le frecce. Queste qua sono fighe. Tra l'altro dovrò anche rifare tutta la strada che abbiamo già fatto per prendere tutti gli scrigni con la resina dentro. E fallo però. Grazie tesoro. Lo mando in frantumi. Oh, so che mi piacerà. Però è strano. Quello non è esploso il tutto. Perché? Quel cristallo l'ho colpito, ma brilla ancora. Perché tutto ciò? Non lo so, ma intanto io prendo questo. Che non si sa mai. Alla salute, calici trovati. 2 su 6, perfetto. Non so il perché, ma ci sarà un motivo. Sicuro come lo... ma là c'è altra resina. Là c'è altra resina. Quindi servirà... sicuramente... per qualcosa. Allora lì, poi ci servirà più avanti, immagino. Qua sotto niente, quindi immagino che noi dovremmo usare questa per poi far scoppiare quello. Utile. Direi che è utile, ma è infame. Porco cane. Ok, tanto... ma perché hai preso me, infame? Cosa ti ridi? Ok. È utile sì sta cosa. Perché noi mi sa che adesso vediamo se possiamo mandarlo un po' più su, che magari su ci servirà. O sta cosa qua l'avranno fatta, sì, immaginavo. Solo per insegnarci questa cosa. Adesso ne possiamo benissimo arrampicarci qua. Atreus, vieni, bravo. E proseguire per la nostra strada. Vediamo se di là avevo visto qualcosina. Mi sbagliavo? No, là sopra credo che ci arriveremo. Credo proprio che ci arriveremo da un'altra parte, quindi... noi possiamo proseguire qua. Ok. Infame, stavo facendo tutt'altro. Lui è andato. Ma sono infamissimo.
Oh, adesso sì che l'abbiamo parriato bene. Oh, quello là mi ha rotto le balle comunque. Ah no, non gli fa niente. Non gli fa assolutissimamente nulla quello. Quindi con queste dovremmo riuscire. No, pensavo che l'avremmo stunnato, a dire il vero. A dire il vero pensavo che l'avremmo stunnato. Vabbè, questo qua cerchiamo di... Si para tantissimo, tra l'altro, lui. Vieni qua. Come fa a prendermi quello? Vabbè, facciamo così. Guarda... No! Ok, viene qua, perfetto. Questo qua era la cosa runica che avevo sta... Ma porco cacchio. Ma se lo prendessi a pugni? Dite che è un po' meglio. Sì, direi che è molto meglio prenderlo a pugni. Molto, molto meglio. E adesso andiamo a preoccuparci dello stronzo che lanciava le frecce. Ah, già morto così. Perfetto. Meglio così, ragazzi, meglio così. Di qua cos'è che c'è? Ah, grande, anche perché stavamo rischiando tantissimo di morire. Se andiamo avanti di qua non c'è nulla, quindi la strada obbligata era questa qua. Ma porco cane. La strada obbligata era questa. Non possiamo farlo scoppiare questo, ovviamente. No, anche perché non c'è quella specie di cristallo che ci permette di far scoppiare le cose. Lo sento. Immagino che sarà dall'altra parte, immagino proprio di sì. Qua ce ne sono non uno. Ma quella è una statua. Che stanno adorando qualcosa lì. Spero di non immenso e grossissimo, che ci farà tremare. Quindi teniamo la nostra cosa e io andrei a cazzottoni. Io andrei a cazzottoni prepotenti. Ah no! Quello là ci picchia come? Quello là ci picchia come? Intanto facciamo fuori facciamoli fuori tutti. Quelli che è possibile fare fuori. E ci para anche le nostre cose. Non sono pronto. Quindi no. E non gli facciamo neanche niente. Fa male, lui fa male. Per far male fa male. Quindi andiamo di attacchi runici strafighi. Oh. Quindi, con calma, con calma. Buttiamogli contro il lupo. Non fa... è strafigo, molto strafigo. Però l'ho preso in culo. L'ho preso in culo. Vabbè, noi usiamo questa per ricurarci un pochino. In più, facciamolo colpire da Atreus. Vabbè, adesso finiamolo. Buono, dai, l'abbiamo gestita abbastanza bene. Anche se magari mi sarei potuto parare un pelo di più. Lì c'è questa, che noi volendo potremmo... Avrei potuto lasciarla lì questa, a dire il vero, però fa niente. Possiamo fare questa, ragazzi. Allora vi direi che faccio anche un piccolo tagliettino. Cerco di... Aspettate, Lei la lasciamo lì. E la facciamo colpire da Atreus. Direi che va bene così. Dobbiamo cercare di far abbassare quel ponte. Deve essere la via d'uscita. Atreus, ho capito, ma sto andando a esplorare la zona. Guarda, capiscimi anche tu. Era da un po' che non trovavamo di sti armadi, libri. La mamma mi ha raccontato la sua storia, ma ero piccolo. I giganti escono dalle sue ascelle. Bene. È Odino che lo trafigge. Ok. Che cosa strana. Comunque, dobbiamo trovare il modo per sbloccare questa, che sicuramente ci sarà utile. Adesso magari cerco le rune qua da qualche parte. Per il resto vediamo se facendo così un attimo, So che ho detto che avrei tagliato, ma magari si appiccica lì. Infatti non mi stancherò mai di usarlo per spaccare tutto. Bravo Atreus. Vediamo se si riesce a fare tutte queste cose.
Ok, allora lui l'abbiamo aperto. Qua pure, il problema è che io non vedo queste rune qua. CRN. Questa ce la portiamo? No, per ora no. Ecco, anche perché lo sapevo che c'erano gli infami dall'altra parte. Cos'è che si combattono? Ok, lui è andato. Non posso. Va bene, Atreus, scusa, che carattere. Ma dove vado? Dove la lancio? Ok, così mi è piaciuto questo attacco. Oh, e lui è morto. Male anche, ma è morto. Prendiamoci l'argento che ci serve. Adesso dove cacchio sono quelle rune lì? Una è lì, ma dovremmo soltanto spaccarle, dite? Sì, una rotta. Che era lì? Cazzo, le altre non le ho proprio viste. Non è che erano indietro. Tipo qua da qualche parte. Io non le ho viste, no. No, qua... infatti. Siete degli infamoni. Ce ne manca soltanto una. No, non sarà più indietro di qua. Almeno non credo. Almeno non credo che l'abbiano messa più indietro di così. Ma magari è lì su, eh. Magari è lì su. Prima facciamogli leggere sta. No, devo prendere per forza la resina. Il grumo di resina devo prenderlo per forza perché gli devo far spaccare quella roba lì per fargliela leggere. Ci manca la R, tra le altre cose. Ci manca la R. Sì, vabbè, scusa, Treo, se lo so, non ti ho detto do bene dove mirare. Però avresti potuto arrivarci da Capo, solo. di qua. Signor sì. Bravo figliolo. Dici Chi l'avrà qualcosa? scritto? Ah, non lo so chi l'avrà scritto, sei tu che le sai queste cose. Va bene, noi mi sa che dovremmo andare su di lì per sbloccare la te... Di qua c'è qualcosa? No, di qua non c'è assolutissimamente niente. Tiriamo su qua. Lo geliamo, perché lì c'è l'ingranaggio per gelarlo. Quindi, facciamo così. Tutta la vita. Sì, lascia Kratos, grazie. Non dovrebbe comparire nessuno, mo. Questo non ci serve, aspettiamo la vita. Vita? No. Mi serve la vita. La vita, grazie. No, non mi serviva la vita, vabbè, fa niente. Prendiamoci questa cassa. Ma mi sono cagato addosso, tantissimo. Ma proprio tantissimissimo. Ma non avete idea di quanto io mi sia cagato addosso? Ok, ti impare per avermi fatto cagare adesso. Oh, santissimissima. Non avete idea dello spavento che mi sono preso. Porco cacchio, porco. A me interessa l'altra runa. Allora, da qua sinceramente non la vedo. Dove cacchio po possono averla ficcata? Sono pirla. Non posso prenderla a pugnazzi? Sì. Posso prenderla decisamente a pugnazzi. Adesso richiamiamo qua. E mi sono menticato. Ah, era giù, è vero. Vediamo cosa ci darà. Perché a noi ci serve qualsiasi cosa. Vita, qualcosa per aumentare l'ira. Anche perché 1-2 le ho lasciate indietro, se non sbaglio. Perché c'era la resina. Oh, la mela. La mela. Ne ho due. Ce ne manca una. Per aumentare ancora un pochino di più la vita. E ora io non disdegno per niente. Ora invece proseguiamo verso di qua. Questo ce l'ho. Atreus, vieni. Atreus, da me. Fa più freddo. Ci avviciniamo alla città. Quindi qua non dovrebbe esserci null'altro. Direi che possiamo proseguire tranquillissimissimamente Ti manca poco, mamma. verso nuovi lidi. Sperando che
ci vada bene almeno per un pochino di tempo. Qua c'è altra vita, perché c'è altra vita? Ma noi non ci serve. Siamo arrivati quasi in cima. Ah Guarda, la no, cima siamo nella è così vetta. Cioè, vicina. siamo sulla vetta. Cosa andrà storto La adesso? faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. Sta facendo tutto da solo, La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. eh? Cos'è che sto Così può facendo? andare. Va bene? Oh, Kratos, siamo figo. Va bene. Vai. Bravo. Devi ancora Attento a dove metti. imparare di robe. Atreus mio, Atreusino. Io spacco tutto. Ma cosa c'è? Altra vita, ma che non ci serviva. Io tirerei fuori l'ascia così, per non saperne leggere né scrivere. Stai pronto. Ma perché? Ma perché? In quanti siete? Facciamo così. Guardate che belli che sono i miei cagnolini. Vi piacciono? Vi piacciono? Vabbè, adesso. Ok, la miseria, mi pari anche. Adesso non mi pari più, vero? Vabbè, io direi che possiamo anche prenderlo a pugnazzi su mu. Se siete infami. Se siete infamissimi. Ah, ha frizzato un attimino. Ha frizzato un attimino. Uno dovrebbe essere morto. Io adesso andrei a pugnazzi veri, però. Non voglio usare l'ira. Non voglio usare l'ira perché magari più avanti c'è qualcosa di più brutto e mi serve. E mi servirà. Attenzione! E io sono pirla, però non voglio usare l'ira. Però mi faccio. No, non mi. Mi hanno ghiacciato. Mi hanno ghiacciato. Mi hanno ghiacciato tantissimo. Mi hanno ghiacciato tantissimo. Non posso morire ora, ragazzi. Non posso veramente morire ora. Padre, usa questa. Non posso veramente morire ora. Perché no? Atreus, dammi una mano. Bravissimo, Atreus. Porco cane, se ho rischiato. Non posso. Porco cane, se ho rischiato davvero. Io faccio fare tutto ad Atreus, ragazzi. A me Continua. frega niente. Assolutissimamente non voglio morire. C'ho le pietre, quella lì della Al risurrezione. tuo via. Però non voglio sprecarla ora, anche perché immagino che si farà ancora più difficile pian pianino. Che andrà avanti, si farà sempre più difficile. Ma questi qua sono scialli da prendere da lontano. Io direi che possiamo. No, mi sa che ho preso Atreus. Mi sa tantissimo che ho preso Atreus, poverino. Quello era un headshot, gliel'ho ficcata proprio in fronte. La double. E ci I nemici siamo. sono forti. Molto forti. Direi molto molto forti. Rispetto a quelli che c'erano giù, sono molto più forti. Tra l'altro, soffermiamoci un attimo. Che da qua si vede tutto. È figo. Là era il lago dove c'erano gli elfi, può essere? Sembra quello. Poi non lo so, magari sono cagate mie, non è vero niente. E lì c'è il bosco, quello della strega, può essere? Non lo so, non credo, però ci assomigliavano. Vediamo di qua. Non c'è nulla. Andiamo avanti. Mi sembra strano perché così tanto tempo non ci sia stato nulla. Vita. Brutto segno. Bruttissimo segno. Noi questi rovi qua non li possiamo ancora bruciare, tra le altre cose. Cos'è che è? Ah, un altro calice, figo. Buono, buono, buono. Proseguirei. Non possiamo ancora bruciarli quelli, non vale. Ci sarà un modo per salire. Sì, ci dobbiamo arrampicare da lì, ciccio bello. Direi proprio che possiamo andare. Direi Senti anche tu propissimo quelli che che ci possiamo vedono. andare. Sì, Pensi che non questi fiatare. abbiano da Bene, bene, bene. Ecco l'ubriacone che io. Sai perché siamo Ma è la qui? voce del. La visita ti ha sciolto la lingua?
Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Come quello lì che è venuto a casa nostra? Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti, torneremo per l'altro occhio. Non scordarti. Siamo ovunque. Quelli sono i figli di Thor? Porco cane. Quello lì, vabbè, era ovvio che non era morto, ovvissimo proprio. Però ci sono rimasto male di rivederlo adesso. A parte che non ho nemmeno idea di che punto siamo del gioco, credo che saremo più o meno a metà, può essere. Nel mentre abbiamo visto che non è più da solo, sono in tre. E quindi quelli sono cacchi. Ma adesso noi siamo in due perché lasciate stare che è un bambino e tutto, ma Atreus si sta facendo sempre più cazzuto. Sempre più cazzuto. È proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Lui chi è? Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista e che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere, ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio, riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim. Ma come? Regni giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Ma non ci voglio credere però. Tutto sto casino. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero. Ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Dobbiamo farcelo molto più amico di quello che è ora? Molto, molto più amico? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Poverino.
come vuoi. Non voglio guardare. Poverino. Fratello. Cioè, non mi sta simpatico, eh? Se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo. Più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah, e questo sarebbe più importante di tuo figlio? Non ha tutti i torti. Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Porco cane. Così. E dove la metteremo la sua testa? Ce la legheremo dietro? Cavolo. Sono rimasto un po' così. Mi dispiace tantissimo per lui. Vabbè, ci porteremo la sua testolina aggrappata dietro. Perduto da tempo. Jotunheim sarà davvero molto seccante. Molto seccante, sì. Se continua così, molto seccante. Molto, molto seccante. Tra l'altro qua noi non possiamo far nulla, no? C'è la sua testolina. Cioè, c'è il suo corpicino al quale non c'è più attaccata la sua testolina. Di qua non possiamo far nulla. Questo portale lo potremmo passare, ma soltanto con l'aiuto di un gigante, quindi no. Dobbiamo andare indietro, credo. Andare proprissimamente indietro. Qua invece ci serve l'aiuto di Atreus. Per trovare... cosa? Non lo so. Codici di Muspelheim trovati. 3 su 4, ce ne manca soltanto uno. Andrei un pelino avanti io, perché sono curioso come una faina. Veramente tanto curioso come una faina. Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue. Ah, era quella, avevo ragione prima. So dove andare. Ah, là c'è il cerchio di alberi dove dovrebbe esserci la nostra... Sembrava simpatico prima che... la nostra casa, dove dovrebbe esserci. La nostra casa, io direi che possiamo... lo sapevo che avrei trovato qualcosa. Cos'è che ho trovato? Un bel pochino di argento che male non fa. E qua c'è un portale. La prima volta che usiamo un portale, ragazzi, non l'ho mai usato prima d'ora. Dovremmo tornare a casa, tecnicamente. Cioè, a casa. Ecco, infatti, possiamo andare soltanto lì perché abbiamo un solo... Ah, no, due ne abbiamo. No, aspetta, questo qua è il portale. È sempre blu, ma non è quello. Ok, là c'è l'altra missione del nano. Quindi io direi di andare a casa, così vediamo anche come si usano sti portali, perché non li abbiamo mai usati. Ah, semplice così, netto. Ah, no? Guardate che figo. Deve essere un ramo dell'albero del mondo. Ehi, rimani sulla via. Va bene, sì, lo so. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur. E tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odin, il fratello di Thor. E ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? È un po' troppo esaltato lui, eh. Testa, chiedigli. Ok. È un po' tanto troppo esaltato. Ma speravo di trovare un gigante in quella montagna. Credo che abbiano davvero lasciato Midgard, a parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Il serpente del mondo non credo che c'è. È per questo che non vuoi parlare del mondo. Credo che sia l'ultimo davvero. Prima di mamma e me, le tue origini, tua madre, tuo padre. Che bello però questo posto. Non è il momento. L'hanno fatto veramente bene. Ok. Cosa è successo? Ah, siamo arrivati. Porco cane, mi ho preso un colpo ancora. Veramente un bel colpo ho preso. Brock. 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 Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo... Ah, ma sta mangiando davvero? Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Eh? Vediamo un po' questi danni. Ogni volta che torniamo è una sfida tra loro due, sti cazzi. Tanta roba però. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Comunque diventa ogni volta più bella.
Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Ora va meglio. È potente, spero. Ora che cazzo volete di altro? Mi fa spaccare, però. A volte Sindri è così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Mi sa che l'unico in famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. E la bellezza, direi anche. Cosa, quell'incapace? Che ne sai? Volevo dire... Ehi, ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Comunque si vede che gli manca davvero, però. Quell'alchimista? No, non sono ancora andato dall'alchimista. Ci andrò però, a breve ci andrò. E ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto un bel pezzo. Abbiamo raggiunto la cima, sì, ma quella sbagliata. Adesso dovremmo raggiungerne un'altra di cima, ma per il resto, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Bella!